Aggrediti, picchiati e rapinati sulla scalinata della chiesa di Santa Maria Maggiore, a poche centinaia di metri dal comune e da Piazza dell'Unità. Sono finiti in carcere i due 19enni italiani di origine serba e algerina che si sono accanniti su tre giovani triestini nella notte del 12 ottobre. A Trieste si accende nuovamente l'attenzione sul fenomeno delle baby gang. Dopo l'accoltellamento di domenica 10 novembre in cui un 18enne originario del Kosovo è stato ferito alla schiena durante una rissa in largo Bonifacio, un nuovo episodio di aggressione riporta l'allarme in città. Nella mattinata del 26 novembre i responsabili sono stati arrestati dalla polizia locale di Trieste nelle rispettive abitazioni e trasferiti al carcere di Via Coroneo. Secondo le indagini, la dinamica dell'aggressione sarebbe stata particolarmente violenta. I due 19enni si sarebbero avvicinati a una delle vittime con il pretesto di chiedere una sigaretta, ma al rifiuto del ragazzo sarebbero passati all'azione. Mentre uno lo bloccava da dietro, l'altro lo colpiva violentemente al volto e alla testa utilizzando la fibbia metallica di una cintura. Poco dopo, due amici della vittima accorsi per aiutarlo sono stati anch'essi aggrediti con pugni, calci e colpi di cintura. L'episodio sembra essere stato finalizzato alla rapina. I due giovani infatti si sarebbero fatti consegnare i portafogli, ma non trovandovi denaro li avrebbero gettati a terra prima di fuggire. Il bilancio dell'aggressione è pesante, uno dei ragazzi ha riportato un trauma cranico e una frattura alle ossa nasali con una prognosi di 25 giorni, mentre gli altri due hanno subito ferite e traumi sparsi sul corpo. Le indagini, coordinate dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste, sotto la direzione della PM dottoressa Kergia, hanno permesso di risalire ai presunti colpevoli attraverso un lavoro accurato. Fondamentali per l'identificazione si sono rivelati l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, il monitoraggio dei social network e le testimonianze raccolte. Decisivi anche alcuni tatuaggi distintivi dei due aggressori visibili nei frame delle telecamere. Ulteriori elementi probatori sono emersi durante le perquisizioni domiciliari effettuate dopo gli arresti. I due giovani dovranno ora rispondere di rapina e lesioni aggravate in concorso. Le indagini però non sono ancora chiuse, gli inquirenti stanno accertando il possibile coinvolgimento di altri due giovani, un ragazzo e una ragazza che potrebbero aver avuto un ruolo nella rapina. La preoccupazione resta alta, episodi come questi pongono l'accento sulla necessità di contrastare il fenomeno delle baby gang, evidenziando l'urgenza di azioni concrete che coinvolgono attivamente istituzioni, scuole e famiglie.